Io sono Fabio, sono un po' un camaleonte, mi trovo bene con qualsiasi cosa. E appunto un po', secondo me, il rapporto che c'è tra il mondo dell'attore e il mondo della moda. Nel senso che un attore deve vestire, deve interpretare anche un abito, oltre ad un personaggio. Sono nato a Brescia, avevo 4 anni quando mi chiudevo in soffitta e salivo e appendevo tutti i tendaggi con le luci, mi immaginavo il pubblico di fronte e cominciavo a recitare. Mi sono trasferito a Milano e ho studiato al Centro Teatro Attivo con Nicoletta Ramorino. E poi arriva una chiamata molto importante dalla Guildhall School of Music and Drama e ho fatto quella scuola. Ho fatto 6 spettacoli, adesso sono in scena al Teatro Litta con Le Belle Notti di Gianni Clementi. Siamo 15 ragazzi che occupano un liceo milanese nel 69, esattamente il 12 dicembre, durante la strage di Piazza Fontana. E loro vivono queste belle notti senza pensieri, nonostante fuori sta accadendo qualsiasi cosa. Ho fatto un musical a Londra, ho fatto una Benvenuti a tavola, una fiction qui in Italia. Ho dei progetti molto belli per il cinema, però il teatro è l'amore più grande per me.